Prima di tutto, Elena, ti vorrei chiedere come ti è sembrato il film The Summit, che so che hai visto qualche giorno fa a Genova al cinema. È un buon lavoro. Forse, come ho avuto modo di dire anche ai registi, dopo 12 anni mi sarei aspettata uno sforzo in più, un atto di coraggio in più su certe cose. Però è un ottimo lavoro, perché fondamentalmente permette di continuare a parlare del fatto di Genova, nonostante siano passati quasi 12 anni. E permette a tutta una serie di giovani e di persone che o per età o perché si sono scarsamente informati in questi anni a causa la nostra mala informazione, sto parlando della grande informazione, permette a tante persone di potersi invece incuriosire, ecco, e poi accedere magari a internet o ad altra documentazione per approfondire le conoscenze sui fatti di Genova. Hai scoperto qualche cosa che non sapevi da quello che è emerso dalle loro ricerche? No, no, no. A parte la parte che loro hanno fatto di ricerca su tutti i summit che sono stati fatti prima di Genova, che è stato una sorta di ripasso, le altre immagini, gli altri filmati, le altre cose che hanno mostrato, mentre vedevo il film, insomma, pensavo, ah, ecco, hanno tagliato a questo punto, non hanno messo quest'altra cosa. No, purtroppo sono immagini che conosciamo molto bene. Sono passati 12 anni e nonostante questo l'opinione pubblica è ancora estremamente divisa su quello che è accaduto in quei giorni. Volevo chiederti qual è la tua visione di quello che è successo e di come sono andati i fatti, anche perché guardando tra le pagine di giornale e le sentenze non sempre è chiaro. Risalire a quello che effettivamente è accaduto. Ci sono tante versioni contrastanti. Volevo chiedere qual è la tua visione. Allora, io sono convinta che il movimento che si è ritrovato e è cresciuto per Genova, che si è ritrovato a Genova, abbia in qualche modo fatto paura o comunque dato dei problemi al quello che viene definito il potere, no? Il controllo. E quindi c'è stata una decisione sicuramente nazionale, probabilmente anche un intervento internazionale di volontà repressiva, e quindi quel movimento doveva essere rimandato a casa velocemente, perché diceva cose troppo importanti e parlava soprattutto a troppa gente, a gente che normalmente non sta insieme, e infatti dopo la repressione di Genova si è subito ridivisa. E quindi era molto pericoloso per questo motivo. Ed era gente che stava insieme per dei motivi universali, globali, sebbene vengano definiti no global, ma l'essere sia no global per certe cose, in realtà sia global per altre, per le cose importanti, no? E quindi per i diritti, per i beni comuni. E quindi quel movimento doveva essere messo a tacere, doveva essere rimandato a casa e doveva essere diviso, ridiviso. Quindi c'è stata una volontà politica, un ordine politico di reprimerlo, e ovviamente le forze dell'ordine hanno fatto il loro mestiere. E l'hanno fatto in modo molto pesante, molto, molto violento. Certe cose le affermano anche sentenze che ci sono state dopo i processi che sono avvenuti a Genova, per esempio per la carica che i carabinieri e poi la polizia portano al corteo di Via Tolemaide, la sentenza della Corte d'Appello di Genova nel
processo contro 25 manifestanti, ha affermato che quelle sono state cariche brutali, ingiustificate, violente, a cui i manifestanti hanno reagito per difesa. Ricordiamo poi anche le sentenze della Diaz. La sentenza della Cassazione sulla Diaz dice che l'operazione della Diaz ha causato il degrado dell'onore dell'Italia nel mondo. Quindi mi sembra una cosa abbastanza pesante. Quello che è successo a Genova, quindi, secondo me, è una volontà politica di reprimere il movimento, l'organizzazione militare delle forze dell'ordine che hanno represso il movimento, più una parte, diciamo, di un utilizzo strumentale per far sì che l'opinione pubblica e i grandi media parlassero solo delle violenze dei manifestanti e di quello che era successo, e che quindi si doveva prendere le distanze dai fatti di Genova e dalle manifestazioni, l'utilizzo di gruppi più o meno invitati ad hoc, più o meno pilotati, parecchio infiltrati di persone che sono venute a compiere, vorrei chiamarlo devastazioni, per me sono sempre comunque danni materiali, quindi di un'importanza sempre infinitamente più piccola di quelli che sono poi invece i pestaggi e i danni morali e fisici portati invece ai manifestanti. Proprio a proposito A di... Genova poi si è anche, scusa, a Genova si è anche poi voluto fermare, diciamo, a mio parere, si è dato un colpo forte a quelli che sono i diritti democratici e costituzionali, e quindi fermare le manifestazioni autorizzate, pacifiche, democratiche, che avevano tutto il diritto di manifestare, poi di svolgere la manifestazione, no? Di manifestare le loro idee. Quindi. A proposito dei danni alle persone, che sono avvenuti proprio in quei giorni in maniera molto, forte, ti vorrei chiedere che cosa pensi sia accaduto effettivamente a Carlo, perché le versioni sono molteplici e a volte anche contrastanti. Volevo sentire quella che è la tua opinione. Beh, le versioni dei fatti sono due, nel senso che una volta superata la serata del 20 luglio, in cui qualcuno ha pensato di poter far passare l'omicidio di Carlo come colpa di qualche manifestante che avesse tirato un sasso e che l'avesse colpito con un sasso, ma poi le versioni sono due, sono quella dell'archiviazione fatta dal GIP Elena D'Aloiso, che ha archiviato il caso, affermando che Carlo è stato colpito in faccia da un proiettile, però si è trattato di legittima difesa e uso legittimo delle armi. E poi c'è la versione nostra, la versione di tante controinchieste, di film e di filmati e delle cose che si trovano anche in internet, in cui diciamo che il colpo non è stato tirato in aria, come hanno detto loro e come hanno voluto la ricostruzione dei periti utilizzati dal PM, ma è stato un colpo diretto, come è stato anche poi confermato e ribadito da uno dei medici che ha effettuato l'autopsia sul corpo di Carlo, è sparita per un attimo. Dicevo, come confermato da uno dei medici che ha effettuato l'autopsia sul corpo di Carlo, dichiarazione che ha rilasciato in tribunale, insomma, durante il processo che c'è stato contro i 25 manifestanti. Quindi Carlo è stato colpito da un proiettile, è stato colpito da un proiettile in faccia, proprio qui sotto lo zigomo sinistro. Il primo proiettile che è stato sparato in Piazza Limonda dal defender. Dopodiché l'autista
Cavataio, che era l'autista sul Defender, ha ingranato la retromarcia in pochissimi secondi, è passato 2 volte sul corpo di Carlo con il Defender, quindi l'ha schiacciato per 2 volte. E poi, mentre Carlo era circondato dalle forze dell'ordine, noi sosteniamo che sia stato colpito da qualcuno sulla fronte, perché riporta una ferita sulla fronte. L'autopsia parla di lacero contusa, con presenza di sangue, insomma, e quindi mentre Carlo era ancora sostanzialmente vivo, qualcuno gli ha spostato il passamontagna, perché il passamontagna non era rovinato, e gli ha inferto un colpo con una pietra sulla fronte. Successivamente a tutto questo sono arrivati è arrivata un'infermiera, poi è arrivato anche il 118, e hanno rilevato ancora attività cardiaca in Carlo, e quindi hanno fatto, tant'è vero che gli hanno fatto un tentativo di rianimazione. Quindi Carlo è stato ammazzato con un proiettile, con il primo sparo che è stato fatto in Piazza Limonda, e con 2 arrotamenti e con un po' di maltrattamenti successivi. Chiarissimo. Che cosa ne pensi poi delle sentenze che sono state emesse in seguito? Le sentenze, dunque, per l'omicidio di Carlo non c'è stato un processo, quindi non c'è stata una sentenza. Si è trattato esclusivamente di un atto di archiviazione disposto dal GIP. Per quanto riguarda i fatti di Genova, ci sono stati i procedimenti per i 25 manifestanti, e poi per la Diaz Bolzaneto, più qualche altro processo che passa molto più in sordina, perché sono i processi contro le forze dell'ordine. Per esempio, di recente c'è stata la condanna del responsabile di piazza per l'assalto ai manifestanti in Piazza Manin. Piazza Manin, intorno alle 3 del pomeriggio del 20 luglio, c'erano i pacifisti della rete Lilliput, e quelli con le mani dipinte di bianco, che sono stati massacrati di botte da un reparto della Polizia di Stato. E un paio di ragazzi spagnoli sono stati arrestati in quell'occasione, accusati di aver invece a loro volta aggredito le forze dell'ordine. In realtà i filmati hanno dimostrato che tutto questo non era vero, e quindi il responsabile di piazza, che invece aveva detto sì, di averli visti all'opera, è stato condannato per Pensi che in futuro si possano ripetere degli eventi come quelli di Genova nel 2001 e che cosa si potrebbe fare per evitarli? Allora, fatti come quelli di Genova si stanno ripetendo, si sono ripetuti in questi anni e continuano a ripetersi, non in una forma così grande, così pesante come a Genova, nel senso così comprensiva di tante sfaccettature come a Genova, ma un caso più eclatante mi viene in mente, ad esempio, in Val Susa. In Val Susa i manifestanti vengono regolarmente aggrediti sia dalle forze dell'ordine che poi anche dai tribunali, e portati in processo per resistenza. Fondamentalmente ci sono un gruppo di notav che sono sotto processo per resistenza, perché fanno resistenza a un'aggressione, a un'invasione del loro territorio. E le aggressioni delle forze dell'ordine, che vedendo le immagini di quei filmati che girano sui fatti, non soltanto delle manifestazioni più importanti che sono state in Val Susa, ma anche nei vari presidi, ci sono comportamenti delle forze dell'ordine che richiamano quello che è successo a Genova, non si vedono atteggiamenti tali e quali. Poi ricordiamo anche le aggressioni alle manifestazioni degli studenti, in tutte le parti d'Italia. Quindi quello che è successo a Genova continua a ripetersi. Che
che cosa bisogna fare per prevenire, cioè, per evitare che succeda ancora e ancora e ancora, secondo me, due cose. Prima di tutto fare verità su quello che è successo a Genova. Avere il coraggio quindi di fare un processo per l'omicidio di Carlo e un processo alle volontà politiche, alle istituzioni che hanno portato ai disordini di Genova. E poi cercare di spingere o ottenere una ridemocratizzazione, una democratizzazione delle forze dell'ordine in modo tale che si puliscano da tutti quegli elementi molto, mi pare, fascisti che ci sono al loro interno. Dico così perché c'è una discussione spesso fra me e mio papà, nel senso che mio padre pensa. Ripete spesso che insomma non sono tutti così, bisogna sempre dire che le forze dell'ordine, quelle che erano a Genova, quelle che sono in servizio, no, in Val Sud, eccetera, sono così, ma ci sono tante forze dell'ordine che invece svolgono onestamente e bene il loro lavoro. Sì, per carità, non posso dire di no. Quello che mi lascia un po' l'amaro in bocca è che da parte delle forze dell'ordine che appunto sono onesti, svolgono onestamente il loro lavoro, non ho mai sentito fino ad oggi, in 12 anni, alzarsi delle voci, dei comunicati, di protesta, insomma, di denuncia verso colleghi, se non piccoli casi, spesso nell'anonimato. Che hanno poi permesso magari l'apertura di indagini, faccio riferimento ad esempio al caso di un tifoso che è stato massacrato di botte, Paolo Scaroni. Paolo Scaroni è stato massacrato di botte, preso di spalle mentre era in stazione, stava per salire sul treno, totalmente innocuo, in un momento in cui i tifosi non stavano facendo assolutamente niente. E questo l'hanno testimoniato persino i ferrovieri, è stato massacrato di botte e colpito alla testa e adesso riporta un'invalidità permanente al 100%. In quel caso, quando Paolo si è risvegliato dal coma, qualcuno ha effettivamente denunciato quello che era successo e confermato la sua versione. Però appunto sono piccole cose, dopodiché invece abbiamo i casi eclatanti come nell'omicidio di Federico e Federico Aldrovandi, dove un sindacato di polizia fa addirittura manifestazioni in solidarietà a quattro assassini, quattro riconosciuti assassini dalla Cassazione, dati Chiarissimo. prigione. Chiarissimo. Ti faccio una domanda, sentiti libera di rispondere oppure no. Che mondo voleva Carlo? E come pensi che protesterebbe oggi? Cioè scenderebbe in piazza oppure seguirebbe più il filone del cyberattivismo che è così frequente di questi giorni? Allora, purtroppo non posso dire come sarebbe Carlo oggi, perché sono passati 12 anni anche per me e anch'io sono cambiata. Ti dico com'era Carlo 12 anni fa, prima che lo ammazzassero. E sebbene non ci fosse questo exploit di internet, appunto dell'attività via web, della partecipazione via cavo. Carlo era una persona che amava stare in mezzo alla gente, non si collegava agli altri via telefono, amava stare vicino, portare la sua solidarietà, la sua energia, la sua forza, la sua presenza fisica. E quindi sono sicura che oggi sarebbe ancora in piazza. Chiarissimo. Che mondo voleva? Voleva
credo, ebbene, dovrebbe rispondere lui a questa domanda, ma gliel'hanno impedito. Posso dirti che avendo deciso di partecipare alle manifestazioni anti-G8 del 2001, sicuramente si riconosceva in moltissime di quelle che erano le speranze, le prospettive del movimento No Global del 2001. Chiarissimo. Che eredità pensi ci abbia lasciato Carlo e quel G8 di Genova? Domanda, dipende. Tante persone ha lasciato segni sulla pelle e nell'animo talmente forti che non riescono più ad avere sonni tranquilli. Ad altri ha tolto forse il coraggio, la voglia di tornare in piazza, di partecipare direttamente, attivamente. Molti li ha separati, sto parlando ovviamente dell'aggressione alle manifestazioni. Dopodiché quei temi si ritrovano oggi in svariati movimenti. Quello che dicevano i movimenti nel 2001 sono cose che oggi si sono verificate con la crisi economica, con la dittatura finanziaria, con i problemi con le banche che abbiamo oggi e con tutti quei movimenti che si sono poi frammentati e comunque esistono ancora e lottano ancora, ad esempio per i beni comuni, mi viene in mente il movimento per l'acqua, no? Quindi il referendum che c'è stato, eccetera. Un pezzetto di Genova 2001, no? Il movimento che c'era nel 2001. Chiarissimo. Elena, io ti ringrazio veramente moltissimo per il tuo tempo e la disponibilità. Figurati, grazie a voi.